Immagini di 30 artiste che hanno dato attraverso matite e colori corpo e sangue a 30 donne che hanno contribuito con la loro passione, con le loro azioni, talvolta con il loro sacrificio, a fare del nostro paese quello che è oggi. 30 artiste, quindi 30 modi diversi. Il fumetto, l'illustrazione per bambini, l'illustrazione tout court, attraverso cui raccontare le vite di donne che la storia ha dimenticato o che ha voluto nascondere. Essenzialmente a come fare a sfuggire al clima complicato che il nostro paese sta attraversando e le polemiche strumentali che si sono agitate intorno anche a questa ricorrenza, soprattutto come farlo pensando essenzialmente alle nuove generazioni, al mondo della scuola, cui principalmente non esclusivamente, ma principalmente è indirizzata questa iniziativa e questo progetto. E quindi abbiamo pensato che la cosa più importante da fare era riuscire a raccontare i percorsi reali delle persone, cioè riuscire a restituire l'autenticità di quelli che sono stati percorsi molto diversi tra di loro, tutti interessantissimi e intrisi di passione. Una parte importante dell'iniziativa è ovviamente la mostra, quindi 30 giovani artiste che vengono da ogni parte d'Italia che hanno disegnato queste donne. Dunque si interviene sull'importanza dell'iconografia, no? Per ricostruire il volto per dar conto della storia degli stessi contemporanei della vita. Assolutamente sì. Prima è stato detto, queste donne hanno scritto la storia con l'inchiostro invisibile. Questa invisibilità che le ha condannato un po' all'oblio,
un po' sono state dimenticate, un po' sono state messe da parte, come fa di solito la storia, con chi non rientra nell'ufficialità, con chi non partecipa magari alla firma di un trattato o non è alla testa di un esercito in una battaglia. Ecco, queste donne hanno partecipato tanto quanto i loro uomini, in veste di mogli, madri, figlie, talvolta amanti. E hanno dato le loro energie, la loro passione. E la cosa molto interessante di questa iniziativa è proprio chiedere ad altre donne di disegnare, di dare un corpo a queste antenate. Come italiane noi le possiamo considerare le nostre antenate, con matite e colori, per restituire quindi un ritratto. Oppure, la cosa interessante, poi si vedrà visitando proprio la mostra, ciascuna illustratrice ha seguito il suo percorso. Donne di coraggio veramente estremo, energie fortissime, feconde, energie a forti che sono stati molto ben indagati da Anna Stratigò. A te la parola. Comincio col dire che questo lavoro di stasera, la mia presenza qui, è frutto di uno studio iniziato nel 2000 in occasione della morte del generale di Domenico Danis, e ci occupiamo con il dottor Giuseppe Martino, che saluto per non aver potuto essere qui, con Alfredo Pega, compianto giornalista, e Domenico Cortese, di queste donne del Risorgimento, perché abbiamo pensato che, essendo casi non comuni, perché le storie di donne sono storie di rassegnazione, non sono mai storie di coraggio, specialmente nel sud, e allora abbiamo pensato che, non essendo la norma, ma essendo un'eccezione, era bene che queste donne venissero a memoria non solo dei familiari, ma di tutti quelli che non avevano avuto la fortuna o per i tempi di conoscerle. Abbiamo pubblicato questo DVD Albanesi per l'Italia, e da lì è nato questo interesse un po' generale per le donne del Risorgimento. Ma io brevemente, innanzitutto, per ringraziare in particolare Luca Guardenti, il suo collaboratore, per essere stati coordinatori di questa importante. Permettetemi di ringraziare anche Silvia Santirosa, della quale prima abbiamo ascoltato le sue brevi ma acute riflessioni. Anna Stratigò, che è una studiosa del Risorgimento, che ci ha portato con il suo intervento testimonianze, conoscenze dirette anche di donne, delle donne al Brescia che hanno partecipato al Risorgimento. Permettetemi anche di ringraziare per aver ascoltato anche il suo intervento. Naturalmente, sovrintendente pensava di passarsela senza farsi carico di una sua riflessione, ma noi abbiamo voluto che intervenisse qui, perché la sua presenza mi dà anche al significato di questa iniziativa. Lo ha detto prima Maria De Vincenti, noi con questa iniziativa praticamente abbiamo le iniziative che abbiamo programmato per celebrare il 150° dell'unità del nostro paese. Abbiamo inteso assumere un programma scevro dalla retorica. Non so se alla fine ci riusciremo completamente e in modo saliente, però riteniamo di doverlo fare, perché credo che in questo momento, in modo particolare in questo momento, la retorica celebrativa per un avvenimento come questo non contribuisce a fare crescere la consapevolezza su quella che è stata la pagina risorgimentale.